Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di ISER, il format dell'inglese perfetto. Prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di visitare il sito internet www.bordelanitalia.com. Questo nuovo video parla ancora una volta di numeri, già in altre due occasioni ho parlato di numeri. La vostra domanda dovrebbe essere qualcosa del tipo: ma cosa hai ancora da dire sui numeri? Vi faccio questa domanda invece io a voi. Quando eravate a scuola, avete mai capito perché in inglese miliardo si traduce con bilione? Quindi continuate a guardare questo video che vi darà una spiegazione a questa domanda. A partire dal milione, ovvero il numero 1 seguito da 6 zeri, diciamo che ci sono due tipi di nomenclatura. Quella che viene definita la scala corta e quella che viene chiamata la scala lunga. La scala corta è utilizzata nella lingua inglese, quindi anche negli Stati Uniti, e la scala lunga è invece utilizzata nella stragrande maggioranza dell'Europa. In questa mappa voi potete vedere che le zone in verde sono le zone che usano la scala lunga e quindi ci siamo pure noi. Invece le zone blu scuro sono tutti quegli stati che usano la scala corta. La scala lunga differenzia la scala corta nel modo in cui i numeri multipli di 1000, a partire dal milione ovviamente, vengono chiamati nelle varie lingue. Il milione, come dicevo poco fa, è un 1 seguito da 6 zeri. Come viene chiamato il numero 1 seguito da 9 zeri? Ed è qua che entra in gioco la differenza delle due scale. In italiano viene chiamato miliardo, in inglese viene chiamato billion. E quindi adesso la vostra domanda dovrebbe essere: come viene chiamato il numero 1 seguito da 12 zeri? In italiano si chiama bilione, in inglese si chiama trillion. Quindi questo continua con 1 seguito da 15 zeri, che in italiano viene chiamato biliardo, che non è il gioco, ma in inglese viene chiamato quadrillion. E quindi poi possiamo andare avanti all'infinito, però ci fermiamo fino a questo punto. Quindi nella scala corta abbiamo tutte nomenclature che finiscono con ioni, tipo milione, bilione, trilione, quadrilione, eccetera, eccetera, eccetera. Invece nella scala lunga abbiamo due suffissi, ione e iardo, quindi milione, miliardo, bilione, biliardo, trilione, triliardo e così via. Però questa cosa non viene tenuta molto in considerazione quando per esempio vengono tradotti i film. Per esempio io mi ricordo sempre questa puntata dei Simpson in cui Homer e il signor Burns entrano in possesso della banconota da un trilione di dollari. A trillion dollar bill. A trillion dollar bill. Però in realtà quello non è un trilione, perché per noi un trilione è uno seguito da 18 zeri. Invece in inglese quello che loro definiscono trillion per noi è il bilione. Se noi andiamo a riguardare la mappa, da notare che non c'entra molto la lingua. Perché per esempio ho notato, guardando appunto questa mappa, che Portogallo col Brasile utilizzano due scale diverse, nonostante che sia la stessa lingua, il portoghese. Alla fine per noi comuni mortali, quando abbiamo numeri grandissimi, non ci rendiamo conto della loro grandezza. Detto ciò, vi ho svelato questa curiosità. E se vi è piaciuto questo video, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, visitare il sito internet e ci vediamo col prossimo video. Ciao!